mi occupo di storia della metafisica. La metafisica per secoli è stata la filosofia prima, il sapere più importante. La metafisica infatti si occupava di ciò che è fondativo e garantisce il senso ultimo della realtà, l'essere e Dio. Nell'epoca moderna e contemporanea la metafisica è entrata in crisi, perché si è progressivamente affermata l'idea che tutto ciò che possiamo ritenere fondativo è in realtà una costruzione storica e sociale. La realtà, l'essere, Dio, tutto è frutto di una costruzione culturale dell'essere umano. Questa crisi, tuttavia, si accompagna a nuove possibilità di ricerca di senso, costruibili individualmente e socialmente, ad esempio in fenomeni come il desiderio, la corporeità o la politica. In passato ho avuto modo di dirigere un progetto di eccellenza dedicato dal Ministero a giovani ricercatori e rivolto proprio alle nozioni di essere e realtà nella storia della metafisica tradizionale. Questo progetto aveva coinvolto studiosi di altri atenei come Bari, Pisa e Lecce e anche altri dipartimenti della nostra facoltà di lettere. Ora invece sto dirigendo un altro progetto, stavolta di ateneo, dedicato alla cosiddetta teologia politica. Si tratta di un ambito disciplinare in cui si analizza da un lato la critica politica alle verità teologiche e dall'altro la valenza teologica che possono ricevere le idee e le attività politiche. Se ormai il nome di metafisica evoca qualcosa di astratto, l'idea generale della mia ricerca è dimostrare che essa coinvolge anche versanti psicologici, sociali e politici. Il suo studio apre quindi all'interazione con l'arte, con la letteratura, col cinema e con molte altre forme di espressione. Il mio lavoro di ricerca si svolge principalmente in biblioteca e negli archivi, ma questo studio, che di per sé è molto teorico, può aprire possibilità di lavoro in tutti quegli ambiti in cui si richiede una capacità di lettura e di analisi della realtà. Oltre all'insegnamento o all'editoria, apre per esempio al mondo della comunicazione e in particolare della comunicazione digitale, attualmente in grande fermento e sviluppo.